Insomma, se permetti, Raffaele, volevo fare un'ultima domanda a Massimiliano, Sì. poi lo salutiamo perché comunque è stato disponibilissimo veramente tutto questo tempo con noi. Beh, sarà stato anche un album di pancia, però io reputo Cattivi Guaiuni un album straordinario, forse uno di... no, senza forse, è il mio preferito di 99 poste, ma sono gusti personali, chiaramente. Li adoro tutti, però questo è quello che mi ha colpito di più, proprio anche per la forza dei testi, proprio per quello che viene detto. Io poi ho notato in quest'ultimo album invece che è cambiato anche un po' il modo di scrivere di Sì, Luca. Saranno anche infatti. vicissitudini personali, sicuramente, che l'hanno portato a modificare anche la sua scrittura. Però proprio in merito a Cattivi Guaiuni, io ti volevo chiedere, com'è stato lavorare con Michele Caparezza? Perché qui È c'è un vero, pezzo tarantello col comunque, campà. c'è un pezzo comunque con un artista nazionale che io reputo bravissimo, straordinario. Senza, con dubbio, fra i migliori. La tua domanda in realtà ne contiene più di una all'interno, o quantomeno più di un punto, diciamo, della tua domanda mi piacerebbe Sì, soffermarmi, quindi certo. perdonami No, se mi figurati. occupo altro con il tempo. Allora, innanzitutto, anche secondo me, Cattivi Guaiuni è un grande disco. Infatti, voglio dire, quando sulla domanda che mi hai posto, se ci fosse qualcosa che mi vedresti all'interno, diciamo, percorso artistico musicale con 99 posso dire che probabilmente niente, ma se poi volessi ritoccare qualcosa andrei a rivedere qualcosina di quell'album in cui anche si tocca il disco 99. Quindi condivido, diciamo, la tua analisi, anche mi piace molto. Credo che quell'album probabilmente, ripeto, essendo stato scritto molto di pancia, se fosse stato scritto allo stesso modo, ma facendo più attenzione magari all'italiano piuttosto che al napoletano, sarebbe andato anche molto più oltre le nostre I aspettative. confini, Credo che certo. quello sia stato leggermente un errore, perché se visto che tu vorrei che uno dei nostri pezzi album forti, avrei notato anche di questa Certo. particolarità. Quindi questa è una cosa. Poi lo amo anche io molto, anche per il fatto che, come dicevi tu, è stata la nostra prima collaborazione su disco con Michele. Michele ci conoscevamo già da tempo. Se tu ci hai seguiti da tempo, se ci segui oggi o se ci ami da tanto, non so, Sì, no, è un bel po' di tempo, un bel po' di tempo. avrei sicuramente notato che quando è uscito Cattivi Guaiuni, noi per ogni brano abbiamo fatto delle piccolissime puntate sul nostro canale di YouTube, dove c'erano gli ospiti dei brani che Sì. parlavano dei brani che stavamo andando a fare, e c'era anche Caparezza. E Caparezza, in una delle cose che dice all'inizio della sua micro intervista, diciamo, di presentazione del brano, dice: io da noi fossi arrivato come la Madonna. Ah, grandioso. Che bello. Un riconoscimento, ecco, nazionale, questa è una cosa importante. Sì, e poiché per noi, diciamo, come dire, la cosa è reciproca, la collaborazione è nata quasi, come dire, in maniera istintiva, anche perché Michele lavora con lo stesso management che ha lavorato tantissimi anni con lui, quindi i rapporti erano buoni con lui, ci siamo intrecciati varie volte dal vivo, eccetera. Ci sembrava, come dire, naturale questo incrocio. Poi voglio aggiungere solo un'altra cosa: Sì, se tu prendi da tranne Raffanello e Salario Garantito, che è stato il mio i singolo, nostri sì. due primi singoli che sono usciti, da Gurguru ad oggi non c'è mai stato un album dove non ci siano degli ospiti. Quindi Sì. Clementino, Cavarezza, Insalitabile, Suoni in Mutuo, Maurizio Carrone, Daniele Sepa, sì. la stessa Meg, cioè abbiamo fatto sempre, perché noi abbiamo sempre ritenuto la 99 fosse un collettivo Sì. aperto, dove i tre membri fondatori, siamo io, Luca e Marco, sono sempre stati al centro del progetto e hanno sempre cercato di confrontarsi e di ragionare con altri artisti, con altri musicisti, con altri autori, proprio per fare uscire fuori quanta più come dire, per articolare al meglio le nostre idee, per avere sulle nostre idee anche confronti con altri
immaginiamo che fanno più o meno che hanno fatto e che fanno più o meno il nostro stesso percorso culturale, musicale. E noi tra tutti, Caparezza, Subsonica, con i quali siamo fratelli, riteniamo che Michele sia forse quello che più di tutti, oltre a fare delle bellissime canzoni, oltre ad essere un bravissimo compositore, autore, ricercatore, innovatore, è anche molto molto bravo nel essere pungente nelle cose che scrive. Assolutamente. Cioè, non sono mai banali, cioè non scrive la canzone d'amore fino a se stesso. No, non ci sono canzoni a tavolino, insomma. È vero. Esatto, e per questo pensavamo che con lui andava fatta una collaborazione. Infatti quell'anno dopo, il Corridore 2.0, ci siamo ripetuti, abbiamo sì. fatto con lui anche documento versione Caparezza. Esatto, è vero. Poi fra l'altro non vorrei sbagliarmi, ma l'avete cantata anche live a Napoli in occasione c'era anche in concomitanza una partita del Napoli in quella stagione, se non sbaglio. Mi dispiace dirlo, c'era la partita di Europa League, ma avete fatto più spettatori del Napoli che abbiamo doppiato il pubblico dello stadio. Un evento clamoroso, ma tra l'altro aggiungo io, con tutto il rispetto per quella partita, i 99 post meritano assolutamente. No, ma quelle partite ci sono tutte le settimane. Appunto. 99 post no, quindi. Ciò meglio, per carità. Può capitare anche l'inverso, quindi questo magari è l'augurio, però ecco, non vogliamo sfinirti, caro Max, da questo punto di vista. Ti faccio un ultimissimo, ecco, voglio riallacciarmi a proposito di partite e nella fattispecie del Napoli. Tu sei anche un grandissimo tifoso. Prima ti chiedo una piccola cosa ancora sul nuovo album e poi passiamo al calcio, un flash. Luca mi aveva bacchettato quando gli avevo chiesto c'è un pezzo preferito di Il tempo, le parole e il suono, ha detto che non puoi sceglierne uno solo. Io ti faccio la stessa identica domanda, c'è solo, ammesso che ce ne sia uno solo, di pezzo che ti piace, e poi chiaramente poi dopo ti faccio anche la domanda per quanto riguarda il Napoli. Allora, guarda, io non la penso come Luca, nel senso che bisognerebbe conoscere tutta la modalità di composizione della 99 Rossa, che è veramente complessa, ci metterei almeno uno o due giorni a spiegartela. Però diciamo le idee prima di diventare canzoni che arrivano all'interno del collettivo 99 Posse possono partire da Fascia, da Massima, cioè, e ognuno di noi poi può più o meno affezionarsi di più a una cosa o a un'altra, quindi molto spesso il giudizio e il valore che uno esprime è legato anche a tanti altri fattori, perché sono tutti fattori legati alla propria composizione, al proprio modo di vedere la musica, quindi è complesso. Io cerco di discernere da tutti questi valori aggiunti che possono influenzare poi il giudizio. E ti dico che c'è una canzone, perciò lo dico, perché quella canzone, questa non è una di quelle canzoni che nasce da una mia idea, anche se chiaramente il mio contributo per altre canzoni è massivo. Però questa canzone secondo me è dedicata. Io ho dichiarato in conferenza stampa. Continuo a sostenerlo, che secondo me è dedicata, è una delle canzoni più belle che la 99 Posse abbia mai scritto. Molto bella, sono d'accordo. Grazie. Permesso che comunque anche il primo video che uscì, Combat Reggae, con Mama Marjas, personalmente a me piacque da subito, un pezzo potente. Fortissimo, bellissimo. Davvero forte. Anche Va Bene, che è il secondo estratto. E certo, anche Va Bene, aggiungo che mi piace molto proprio come ritmo, sarò di parte, ma anche Vocazione Rivoluzionaria con Enzo Avitabile. Credo che però qua finiamo davvero tardi, se elenchiamo davvero tutti i pezzi che... Basta acquistare l'album, insomma. Noi l'abbiamo fatto e consigliamo anche a tutti gli ascoltatori. Facciamo un po' di promozioni. È un periodo in cui giustamente diciamo, sì, no, non si acquistano più album, però gli album di qualità bisogna acquistarli. Assolutamente sì.
A proposito La di... cosa più bella che può fare chi ama la musica, quantomeno se non hai i soldi per acquistare un album, è quella che se, ripeto, se ama profondamente la musica e di condividerla con gli altri, di Certo. farla ascoltare, di farla girare. Noi all'epoca quando eravamo ragazzini ci scambiavamo le cassette, ci passavamo. Oggi avviene tutto in altro modo. Eh sì, certo. Non voglio spingere nessuno a fare a scaricare illegalmente perché è un reato. Però onestamente a noi chi si vuole accollare il reato che lo faccia pure, non ce ne può fregare di meno, nel senso che per noi quello che è importante È la diffusione. è l'amore che va dato alla musica, come la lettura, no? Certo. Sono delle cose che sono che dovrebbero essere patrimonio di tutti e che quindi qualsiasi modo ci si arrivi alla musica, se non siamo, anche perché voglio dire, la musica è prodotta a dei costi, Certo. quindi non si dovrebbe regalarla e basta. Certo. Anche se noi diciamo siamo bravi noi ad ammortizzare questi costi facendo tantissimi concerti, eccetera, questo non è possibile per tutti, quindi ci rendiamo conto perfettamente, però crediamo che gli stessi diritti ce l'abbiano pure chi in un momento storico come questo, e in un paese particolare come il nostro, non abbia poi i soldi per acquistare 1, 5, 6, 8, 10, 20, 50 dischi. Quindi pensiamo che la cosa migliore che possa fare chi ama la musica è quella di ascoltarla e condividerla con le persone alle quali vuole bene e per le quali ci tiene. Hai pienamente ragione. Ultimissima, poi ti lasciamo andare, Massimiliano, perché sei stato veramente gentilissimo a concederci davvero tutto questo tempo. Di tempo, come sai, nel calciomercato non ce n'è davvero tanto, anzi, tutt'altro. Qualche volta succede che le trattative vengono fatte in fretta e in furia, si acquistano giocatori, eccetera, eccetera. Come stai vivendo questo periodo del calcio Napoli e qual è l'augurio per il futuro della tua squadra, della nostra squadra? Mamma mia. tifoso malato, eccetera, e cerco di essere razionale.
tra l'altro sono stato a Di Maro, ospite della società Calcio Napoli, insieme a mio fratello, perché abbiamo fatto uno spettacolo insieme ai ragazzi di Media Insulti, su 58, eccetera. Quindi mi sono anche un po' provato a intrufolare nelle pieghe dei ragionamenti di Cristiano Aggiunto e compagnia cantante. Io dico questo, credo in assoluto che un calciatore come Gonzalo Higuaín a 94 milioni o a 90 che siano, onestamente, a prescindere da quello che si dice il presidente, è bravo, è buono, è bello, è brutto, è cattivo, io credo che andava venduto. La vera brutta notizia, terribile e triste, è stato il fatto che lui sia andato alla Juve. Questa purtroppo, la Juve, non solo perché è la Juve, che è la squadra più odiata da chi tiene profondamente per Napoli, odiata, stiamo parlando chiaramente di calcio e di sport. Beh, certo, sportivamente parlando. Senza che vengano fraintese nei valori. No. Va a rinforzare chiaramente anche la tua diretta concorrente, certo. Questo purtroppo è una cosa che mi ha fatto dispiacere, però poi per ragionamento, no? Per la persona che prova a separarsi dal tifoso e dice ok, l'abbiamo venduto e se Nordahl ha fatto 35 gol 50 anni fa, sicuramente Higuaín l'anno prossimo non ne farà 37, ma per un dato statistico, certo. Nella sua prima uscita, tra l'altro, si è visto abbastanza robusto. Usato l'eufemismo. In qualche modo ci fa anche ben sperare, tra virgolette, il prosieguo della sua carriera con la Juventus. La Juventus non è il Napoli. La Juventus non vai alla Juve e fai fare solo 25 minuti tutto l'anno a Mandzukic. Mandzukic ci vuole giocare, c'è Zaccio, ci sono altri centravanti, ci sono tre competitori, c'è concorrenza e dovranno giocare tutti, quindi come dire, io non ci credo, nonostante secondo me la Juve ha fatto un mercato clamoroso, perché la Piaca, Pjanic, Benatia, Dani Alves, cioè, lo stesso Gueni, sono nomi mostruosi, però lo scudetto poi si vince sul campo, questo e è vero. Che con il Monaco il Napoli ha dimostrato che le azioni di gol le sa fare, certo. E le concretizza. Allora, l'ultimo ragionamento che io mi sono fatto è semplice, è questo: se con 140 azioni da gol che ha prodotto il Napoli Higuaín ha fatto 36 gol, se il Milan ne fa 42 e Bacca fa 18 gol, probabilmente Gabbiadini e Milik a Napoli con 140 azioni da gol insieme a 30 gol che possono fare, non mi sembra, no, ma sono d'accordo, assolutamente, e io me li terrei stretti tutti e due, perché uno c'ha 23 anni e uno ce n'ha 22, e secondo me sono dei grandi fenomeni, e secondo me Gabbiadini avrebbe meritato se Higuaín gli avesse lasciato un pochino, e dico Higuaín e non Sarri perché Higuaín ha fatto il fenomeno, se gli avesse lasciato un po' di spazio in più Higuaín avrebbe fatto anche gli europei, sicuramente. Allora, dico, secondo me il Napoli dovrebbe fare tre operazioni importanti: un portiere, perché alle spalle di Reina, se quindi ci sono il mister non li tiene all'altezza, andrebbe messo un portiere sulla destra, se Maggio che è un orgoglio di noi napoletani perché è venuto e si è sempre sudato la maglia, può andare bene, non so ancora quanto altro tempo, ma forse è un posto che possa giocare sia a destra che a sinistra, visto che c'è la Coppa d'Africa e Gulam probabilmente per un po' di mesi si assenterà, certo. Ci vorrebbe uno che sappia fare coprire questi due ruoli, e poi sicuramente ci vuole un difensore, ma là io prenderei, cioè là mi giocherei, come dire, il fenomeno, non so come dire, perché a questo punto con un grandissimo difensore che possa sostituire Koulibaly, che andrà a fare anche lui la Coppa d'Africa, e che possa essere comunque interscambiabile con Albiol, con Koulibaly, con Donelli, che chissà quando rientrerà e che chissà quando rientrerà se sarà all'altezza del compito, e con Kirikesh, probabilmente là abbiamo bisogno veramente di un fenomeno. Poi i nomi che si fanno a Mediamarà e Rob,
stanno più che bene. Quindi voglio dire, io penso che la squadra del Napoli, sulla carta, a vederla, poiché, come dire, 10 su 11 effettivi sono gli stessi dell'anno scorso, È manca solo vero. Higuaín, e al posto di Higuaín c'è Milik Gabbiadini. Uno dice, la prima cosa che dice il Napoli si sente pulito. Quello è Io vero. non lo so, io non lo so, perché con tutte queste, Sempre sulla cioè, carta, è con qualche chiaro. altro piccolo innesto, come si dire, secondo me il Napoli se la gioca, perché le azioni da gol, ti ripeto, le produce allo stesso modo, e le alternative in attacco quest'anno ce le dovrebbe avere, quindi c'è un Zaccherini in più. Io sono fiducioso, sono molto fiducioso. E questo è anche un messaggio per i tanti tifosi che effettivamente in questo periodo, insomma, fiduciosi No, io ti ripeto, se non poi lo mi sono. rivesto i panni del tifoso, ti dico, vorrei domani mattina a Cavani. Ah, beh, allora siamo in tre da questo punto di Sfondi un portone vista. aperto. Nonostante, ti dico, è stata come dire, il tradimento più amaro della storia recente del Napoli per me, perché uno che è venuto qua, io vengo qua alla città di Dio, qua mi ha mandato Dio, sono un calciatore di Dio, eccetera, eccetera, tutte queste pagliacciate, e poi se ne va solo per i quattrini, diciamo, lo capisco pure, perché questi sono professionisti, Eh la carriera non certo. è che è più chissà quanto, però con tutti i soldi che guadagnano, insomma, prima di dire certe cose, potrebbero dire che amo di più uno come Lavezzi, che è andato a prendere adesso 20 milioni di euro l'anno in Cina, che però ha avuto sempre la franchezza da dire sì, io amerò Napoli a vita, però Si cambia lo diciamo, stesso, è certo. questa possibilità mi viene data una volta nella vita, io la devo sfruttare, cioè, lo rispetto, capito? È certo. Cerco di tagliare a corto su tutta una serie di discorsi, cerco di essere poco filosofico, visto che il calcio è quello che è, visto che non voglio usare la parola mercenario perché non mi piace, ma visto che giustamente ci sono tutti questi quattrini, io capisco che c'è da spremere il limone il più possibile e vogliono tutti tutto e subito, però poi si devono saper pesare, cioè devono saper dire, cioè come dire, insigne. Io non è che lo amo, lo stramo, lo adoro, però se domani lasciasse il Napoli, non avrebbe, diciamo, solo lui la responsabilità, E magari, certo. comunque sarebbe un tradimento. Ma non, ripeto, perché comunque, prima di fare tutta una serie di dichiarazioni, sono napoletano, tifo per il Napoli, eccetera, eccetera, bisogna fare attenzione, almeno Bisogna bisogna soppesare pensare. le parole, è chiaro. Bisogna pensare, se uno dice sì, io amo e amerò sempre questa maglia, sarò per sempre tifoso del Napoli, però aiuto, inizio è un mestiere mio, io devo questi 10 anni di carriera di alto livello, li devo sfruttare al meglio. Io ti rispetto uguale, mica non ti rispetto, ti amo Certo. come ti amerò sempre, ti amerò di meno se mi prendi in giro, ecco, questa è la questione. Io non amo essere preso in giro. E beh. In uno sport che per l'affezione che ci metto per istinto naturalmente non voglio essere tradito, non so come dire, io lo amo talmente tanto questo sport che se fossi lucido probabilmente dovrei dire no, ma questo è uno sport che non va seguito, dopo che ogni 2 o 3 anni continuano a scoppiare casi di calcio scommesse, di imbrogli, di questo e di quello. Beh. È un business così grande che probabilmente, come dicono in tanti, viene è scritto tutto prima, e questo e quell'altro. Io tutte queste cose faccio finta che non esistano. Continuo ad essere profondamente innamorato di questo sport, però vorrei quantomeno la serietà da parte di chi dice di Di alcuni essere giocatori, giustamente un certo. professionista di questo sport, che deve fare il professionista. Deve dire io sono un professionista e fin quando giocherò per questa maglia, darò tutto per questa maglia. Non smetterò mai di dire se sono napoletano e tifo per il Napoli, che è tifo per il Napoli, ma se vado a giocare per il Perugia, perché mi dà 100 volte di più, io continuerò a tifare Napoli, ma ci vado. Eh beh, Questa è la coerenza, mi piacerebbe, diciamo. assolutamente, è una co componente molto importante. Massimiliano, io ti voglio ringraziare per tutto il tempo che ci hai dedicato ed è stato veramente molto bello poter chiacchierare non solo del Napoli, e chiaramente anche della storia dei 99 posse con te. Quindi l'augurio è quello di ribeccarci a qualche concerto. Sicuramente, sicuramente, poi abbiamo
chiacchierato tanto anche perché gli argomenti non erano tutti Ah beh, interessanti, certo, assolutamente sì. quando si tocca sempre la parte debole per chi come noi è più che tifoso malato. Grazie, grazie Massimiliano, veramente. A presto e grazie mille.